vorresti provare a rifarla? Niente di più semplice. Premi freccia su ed entra nella sezione dedicata alla cucina. Metti in riproduzione il filmato e buon appetito! Ta-da! Non te lo aspettavi, eh? Qua per la terza parte di Tada, mi sono trasferita in cucina, cambio d'outfit. Perché ho cambiato outfit, Shadi? Ma come ti sei vestita? Male, vero? Ho sbagliato io, peggio. Ti dovevo portare io e il grembiule, lo ammetto, me lo sono dimenticato. Colpa di Shadi. Te lo farò apposta la prossima volta. Ecco, ma perché? Perché oggi cucinerò proprio di venerdì 17, quindi o bene bene o male male. Si brucerà tutto, no, aspetta. No! Non useremo troppo il fuoco, via. Poi li senti, Boris, Dilete, così facendo. Comunque, cosa ci cucini oggi? Mani? No. Allora, prima ti lavi le mani, io intanto dico cosa cucino e dico anche l'ingrediente. Bene, ti passo da dietro. Vai, lontano, io mi allontano. Allora, faremo dei crostoni della felicità. Se la regia mi dà gli ingredienti, oggi le leggo io gli ingredienti, va bene? Ci state? Allora, per fare i crostoni ci serve pane con farina e Tognetti. Io ho utilizzato un pane con la segale. Prosciutto di Sinta Senese DOP, sempre di Tognetti. Io l'ho fatta a fette ovviamente, ma poi vi farò vedere che bel trancio che ho preso. Pecorino toscano DOP del caseificio sociale Manciano. Crema di pecorino sempre del caseificio sociale di Manciano. Asparagi bianchi, scorza di limone e menta, pomodorini, pinoli e basilico, pesche e noci, lo scuro che è un condimento balsamico sempre di Tognetti e anche l'olio extravergine sempre di Tognetti. Sei pronta? Evviva il crostone della felicità! Ma allora, li faccio leggere sempre a te adesso gli ingredienti. Perché? Boh, così, sei stato bravo. Allora facciamo una cosa, io leggo e te cucini. Vai, perfetto, ci sto, iniziamo. Allora, dove iniziamo? Ti porto io le cose lì così almeno possiamo stare e facciamo le cose insieme. Okay. Guarda, questo è il tuo set, dovrai mettere quel tovagliolo che io ho bagnato, lo dovrai mettere sotto al tagliere così non ti scivola e non ti tagli, ovviamente quella è la cosa più importante. E io poi, okay, ti porterò i pomodorini. Ah. E me li devi tagliare piccolini perché dobbiamo metterli poi sul nostro crostone. Eccoci. Vai, iniziamo. Allora, sono dei pomodorini rossi e gialli. Perché? Allora, in questo caso mi serve per dare un po' colore al nostro piatto. Quindi, mentre te tagli i pomodorini, ti racconto qual è la ricetta di oggi. Quindi, noi utilizzeremo tre cose che rimarranno in tutte le nostre basi. Quindi, il crostone, quindi taglieremo del pane, il prosciutto di Cinta Senese DOP e del pecorino sempre toscano DOP. Per cui, guarda bene. Te inizierai a tagliare i pomodorini, fammi vedere. Va bene. Io ti consiglio, tagliale prima a metà. Sì, ok. A metà per lungo, esatto, così sei comoda. Segreto, e poi a metà per l'altro verso. Così. Così. E ancora per metà ancora. Così. Esatto. Ovvio. Se riesci a farli tutti bellini così, il piatto verrà meraviglioso, dico. Vai. Allora, Carlotta, mentre te prepari la base dei pomodorini, guardate da cosa parto io. Prendete il pane, guardate che meraviglia questo pane, guardate che bellezza, e vado a tagliare 6 fette, perché 3 le userai te e 3 le userò io. Tagliate una fetta bella grande ma sottile. Vedete come sto facendo io? Così creiamo la nostra base. Dopodiché mettiamo l'olio sulle 3 fette. Io l'ho già tostate anche per te. Ok. Guarda Carlotta, poco olio, vedi come lo sto versando poco. Piano piano. Perché poco? Perché voglio che mi tosti il pane senza bruciarsi troppo. I grassi li metteremo tanto, l'olio extravergine, e andremo a riaggiungerlo dopo. Ecco qua, 1, 2 e 3. E 3. Come va con i pomodorini? Li devo tagliare tutti, vero? Tutti no, però facciamo in modo che basti per 2 fette, una per me e una per te. Ok. Dopo ti faccio fare anche il basilico, occhio, che quelli vanno strappati a mano. Dopodiché prendiamo il nostro pecorino. Guardate bello anche questo pecorino. È un pecorino toscano DOP fresco e si chiama Amico del Cuore perché fanno una selezione di latte per fare questo pecorino che è ottimo per la nostra salute anche. Dopo l'assaggio? Sì, te le fa, mentre ora lo taglio te lo faccio assaggiare subito. Così continuo a parlare. Devo io. Devo dire che non è semplicissimo presentare e cucinare nello stesso. Va bene che sono donna, però. Quindi riesci a farlo. Allora, guardate, io inizierò tagliando una bella fetta. Ti dicevo che è ricco di acidi grassi molto importanti questi pecorini, ottimi anche per contro il colesterolo, sono acidi grassi tipo l'acido linoleico, ora non voglio andare troppo sul tecnico altrimenti... Quindi fa bene anche alla salute. Esatto, infatti oggi la ricetta che noi andiamo a fare è proprio quello, prosciutto... Il crostone della felicità!
perché la felicità è data non solo dalla bellezza del nostro piatto, ma bisogna stare attenti anche alla salute. Quindi tagliatevi 3-4 fettine di pecorino. Ok. E poi invitate anche delle persone a cena, perché un crostone del genere ti fa divertire. La ricetta di oggi è per due persone. Sì. Però. Come sempre, come sai, eravamo partiti proprio per farlo, no? Quindi ci siamo tagliati le nostre 4 fette che poi andremo a mettere. L'altre 2 fette che sono rimaste, invece, devi sapere, Carlotta, andremo a utilizzare una crema di pecorino sempre del caseificio. Anziché farla io, ho sfruttato una che hanno già loro. Vedi? Buona. Hanno frullato del pecorino insieme a del latte e hanno creato, anziché le solite che si trovano nei supermercati, hanno fatto la loro salsa di formaggio. Poi voglio assaggiare anche quello. Certo. Ah, mi sono dimenticato di fare la tua fetta. Te la taglio anche a te, Sì, la assaggio. Anche se poi assaggerai tutto, Sei gentile. Sì, già mi sono dimenticato il grembiule oggi. Infatti. Ok. Questa è la tua, te la lascio qui, ora appena hai finito come premio ti darò quello. Io sto facendo un lavoro certosino, ecco. Fai bene, perché poi sul nostro crostone farà la differenza. Okay. Mentre te prepari la parte dedicata appunto ai pomodorini, io faccio invece l'altra insalatina che andremo a abbinare. Quindi te farai un'insalatina di pomodori, basilico e pinoli. Buona. Io andrò a fare abbinare al nostro pecorino, al nostro prosciutto, invece degli asparagi bianchi. Guardate un po' cosa c'ho qui sopra, tagliati sempre a cubetti. Asparagi bianchi. Guarda, sì. Le sto tagliando come te. Che ho fatto lessare in acqua bollente e ora perché vado a tagliare. Bianchi? È una categoria di asparagi che viene soprattutto dal nord Italia e sono particolari perché hanno un'acidità molto buona. Quindi andrà un po' a sgrassare in bocca il sapore dei grassi che andremo ad aggiungere. Quindi è tutto ben salutare. Cosa ci metto anche qui dentro? Guardate, una bella grattugiata di limone. Ah, quanto basta, no? Ma io, se vi piace, mettetecelo, non abbiate paura. Vedete, una grattatina. Se volete anche di più, aggiungetelo. E poi, guardami bene, perché dovrai fare la stessa cosa con il basilico. Prendete delle foglie di menta. Se volete potete anche tagliarle al coltello, ma vi consiglio di farla a mano, guarda. Vedi come dovrai fare poi col basilico? Tagliarle a mano. Te quando sei pronta mi dici dammi il basilico, io te lo do, Ok. Eccoci qua. A posto. Nel frattempo controllate il pane perché non lo fate bruciare, che oggi ho già dimenticato troppe cose. Troppe cose. Il pane è meglio di no. E poi guardate, olio extravergine d'oliva. Lo sai che lo fanno sempre la nostra azienda Tognetti, l'olio? Certo che sì. E questa insalatina è già pronta, guardate. Asparagi, menta e scorza di limone. Se volete potete aggiungere anche il succo, ma in questo caso no. Guarda, questa la mettiamo da parte, dopodiché Carlotta ce la girerà, così inizieremo poi a fare il crostone. Io penso di essere pronta, Shadi. L'hai fatti abbastanza? Penso di sì. E allora ti porto anche il basilico che dovrai strappare. Sì, 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 perfetto. Allora, anche se il pomodorino sul il pane. Il basilico si strappa con le mani. Bravissima. L'ultima insalatina, quindi te stai facendo il pomodoro, lì ho fatto l'asparagi. Guarda un po', l'ultima con cosa sarà fatta? La riconosci? La pesca. Una pesca. Quindi faremo un'insalatina a base di pesca. Io avevo iniziato a farla prima, dopo che avevo bevuto il mio caffè. Perché la pesca? Perché mi dà un'acidità la frutta in questo caso, perché non è vero che la frutta è solo dolce. Anche in questo caso gioco con l'acidità della pesca e mi servirà appunto a dare un sapore acidulo alla nostra preparazione. Quindi pesca, ora io l'ho fatta di due tipi, una bianca e una pesca gialla. Vedi, questo è un taglio che prossimamente dovrai fare te, Vabbè, sono cubettini. Prossimamente, non oggi. No, oggi no, non c'è bisogno. Vedi, tagliamo tutti i cubettini. Spengiamo anche il fuoco prima di bruciare il pane. Tagliamo tutti i cubettini. Aggiungiamo. Basilico metticelo, Ah, ancora. Perché infatti, ci dà il sapore, Sì, infatti. E poi guarda che strano. Un odore buonissimo. Le erbe aromatiche. Queste si chiamano erbe aromatiche, Carlotta. Quindi menta, basilico, sono tutte erbe aromatiche. Te lo dico perché nelle prossime puntate porterò qualcos'altro, quindi preparati. Erbe aromatiche. Guardate invece voi da casa cosa vado ad aggiungere alla nostra pesca. Cipolla di Tropea. Guarda, tagliata sottilissima, però che si veda, quindi darà oltre a colore nel nostro piatto sapore. Anche sapore, quindi prendo tutta la mia mezza cipollina di Tropea tagliata sottile. E poi, per ultimo, ma non meno importante, le noci. Ah, le noci, perché le noci?
dà croccantezza al nostro piatto e ci aggiunge dei grassi ottimi per la salute. Se potete a casa, provate anche a tostarli leggermente. Io ora questi l'ho presi freschi, quindi guardate, tostati in padella. Tostati in padella, magari insieme al pane addirittura. Te invece cosa devi aggiungere? Cosa guarda un po'. Aggiungere? I pinoli. Dovrai aggiungere i pinoli, quindi ti porto i pinoli. Grazie. Aggiungi i pinoli. E non li devo tagliare, vero? Com'è? Non li devo tagliare. No, 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 senza tagliare, quelli interi. E anche lì giocheremo con la croccantezza. E per finire, sia io che te, guarda che dobbiamo fare. Ricondire con un filo di olio la nostra preparazione. Uno io e poi lo passo a te. E io, te non lo farai, aggiungerò il mio condimento balsamico. Sempre Tognetti. Sempre Tognetti. Guardate, è un goccio di aceto balsamico. Anzi, di condimento balsamico, diciamolo. E abbiamo pronta anche la nostra insalata. Guardate un po' che bei colori. Che faccio? Bellissimi. Le porto io da te o te da me? No, le porto io da te così la regia inquadra tutte e tre una accanto all'altra. Pronta regia? Pronti. Così te le giri, io ti porto via questi. Ok, le giro con? Con i cucchiai e le forchette che ti ho messo qui. Bene. Allora, iniziamo. Vai. Dalla tua. Gira bene. Accidenti, che colori bellissimi, eh. Ovviamente a casa potete fare con tutto quello che volete, però guardate che bei colori che già ci dà il nostro schermo. Aspetta che ti tolgo anche i pomodorini da lì, così abbiamo tutto ben preciso. Ok, ci siamo. Quindi adesso? Allora, una volta girato bene, abbiamo messo olio. Come vedi, non abbiamo messo il sale, perché giocheremo con la sapidità sia del pecorino che del prosciutto. Ora potremmo piano piano iniziare ad andare a assemblarlo. Come ti avevo detto, la ricetta di oggi era molto semplice, ma dovremmo giocare bene con la presentazione. Quindi l'impiattamento. Quale piatto preferisci, giallo o grigio? Giallo, ovviamente. È il colore dell'allegria, restando in tema. Allora, a te. A te ti lascio il grigio. Grazie. Prego. Poi, facciamo una cosa. Questo è il pecorino, lo vuoi assaggiare intanto? Sì. Mentre... Eccolo a te. Mettiamo di qua. Assaggialo, vedi? Questo è il pecorino toscano DOP, amico del cuore, vero? Molto buono. Adesso ti do le tue fette di pane. Anzi, queste le prendo io, a te ti do quelle più belline. Perché sennò poi dice che ti ho... Perché faremo una gara a chi la fa più bello il piatto, A me piacciono le sfide, stai attento. Le metteremo sui social e le facciamo votare, va bene? Va Ci bene. Stai? Questa non l'abbiamo decisa adesso, I sondaggi. Allora... Guardate, brava la Carlotta, l'ha messa tutti in ordine, io invece sono stato un po' più confusionario, guardate, quindi già 1-0 per la Carlotta sicuramente. Adesso, come prima cosa, andiamo a mettere il pecorino, quindi a te due fette. Grazie. E a me due fette. Io le voglio mettere anche altre due fette, ormai crepi l'avarizia, tanto i nostri autori, i nostri registi avranno piacere assaggiarlo un po' anche loro, quindi taglio altre due fettine. Com'era? Buonissimo. Hai sentito com'è? Anzi, guarda, ne mangio un altro pezzettino. Hai sentito che saporino delicato? Anche queste due le do a te. Le mette sull'altra fetta. Ok. E ne faccio altre due anche per me. Dopodiché? Dopodiché cosa succede? L'altra fetta rimane sguarnita? No. O sì? No. Ah. Nell'altra fetta che rimane, regia ci aiuterà, andiamo a spalmare il nostro pecorino. Ah, ecco. Vuoi provare te o prima faccio io così vedi? Vai. Allora. Io osservo. Prendete. Guarda l'arte. Mettila da parte. Esatto. Magari un giorno io condurrò e te cucinerai. Chissà. Fallirà subito così. No, meglio di no. Facciamo ognuno il suo. Vedete? Questa Carlotta, visto che oggi era la prima volta, l'ho presa già pronta. La prossima volta la crema di pecorino la farai te, Io? Non la prossima, ma ho già deciso che in una ricetta faremo una crema. Un po' più in qua, Sì, così Vabbè. Provi. Allora, ti do il coltello e la salsa. Regia, inquadriamo la Carlotta, se è diventata... Se ha capito. Certo che ho capito. Dopodiché? Allora, ricordati che l'abbondanza in questo caso aiuta, Soprattutto per le foto, allora, per la televisione. Allora, aspetta un attimino. In effetti, sì. Allora. Io vi farei notare, pubblico, che mentre sta mettendo sta guardando il mio piatto, perché il miglior modo per imparare è sbirciare, ed è vero, Brava Carlotta, è la prima cosa che dico ai miei ragazzi, lo sai? Sì. Quando siamo a scuola, sempre. E poi cosa dici ai tuoi ragazzi? Dico che cucinare è un atto d'amore, quindi mentre si cucina Carlotta deve pensare a qualcuno, perché in quel caso lì il piatto viene ancora meglio.
Va bene. Vai, non voglio sapere, eh? No, 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 meglio di no. Andiamo avanti, Charlie. Andiamo avanti. Allora, a questo punto abbiamo cambiato argomento. Io vorrei partire, se non ti scoccia, dagli asparagi. E gli asparagi bianchi. Sì. Le vado a posizionare su una delle nostre fette, senza esagerare troppo, vedi? Tac. E tac. Le volevo usare tutte, così te non ti rimaneva. Ma però... perché partiamo dagli asparagi? Da... Ma in realtà ora è una questione di estetica. Ok. Perché probabilmente a mangiare forse partirei dalla pesca, che è la più delicata. Ah sì? Sì, bravissima. Quindi anche in questo caso, avete visto? Questa volta la regia ha inquadrato che stavi sbirciando, eh? Quindi si parte dai cibi più delicati. Sì, e poi si va a salire. Qui abbiamo la menta, abbiamo il limone, per cui io questo forse lo mangerei per secondo. Brava anche sul pane. Bravissimo. Grazie. Meno male che non aveva mai cucinato, eh? Quasi mai. Dopodiché? Dopodiché, tutti l'hai messi, brava. Espandili il più possibile in modo che quando poi andremo a tagliarli o dargli il morso. Seconda insalata. Sì. Vado a mettere la pesca con le nostre cipolline di Tropea. Ripetiamo cosa c'è nella seconda insalata. Pesche, cipolle di Tropea, noci e condimento balsamico. Ecco qua. Ok. Vedete? E si mette sotto. E si mette sotto. Vi vorrei far notare che è anche più precisa di me la Carlotta. Vai! Vediamo te come metti. Mi sto divertendo tantissimo, Sadia. Ma lo sai che questo sarà l'inizio di un lungo percorso? Sai, vero? Ma io mi preparerò tutte le volte. Magari la prossima volta faremo una ricetta a mezzo. Una ricetta sempre più difficile piano pianino. Esatto. Oggi già ti ho fatto posizionare il tagliere, ci abbiamo messo sotto il tovagliolo bagnato per non farlo spostare. Okay. Ho visto che il coltello lo tieni bene. Io approfitto mentre Carlotta mette per aggiustare il mio di piatti, perché così almeno quando si va a fare la foto... Giusto. Ci aiuteranno quelli di RTV 38 che quando ci metteranno la nostra foto una accanto all'altra facciamo votare. Qual è la più bella? A me pollice in su, a te cuoricino. Si fa? Va bene. e lanciamo un sondaggio. Lanciamo un sondaggio subito. Okay. Finita la trasmissione, che ne dite? Va bene. Pomodorini, inizi te questa volta. Bene. Però è poi... rimasta sull'ultima fetta. Poi devo pulire anch'io il mio piatto. Vai, dopo ti lascio pulire mentre io metto il pomodorino, te l'ho fatta apposta. Che se no non è giusto, non vale. Allora. Pomodorino. Pomodorino. Basilico. Basilico. Pinoli. Pinoli. E abbiamo messo sempre un goccio di olio extravergine. Poi i colori sono davvero bellissimi, eh? E soprattutto è una ricetta molto veloce questa. Sì. Quindi da comunque sia proporre anche con degli ospiti. Noi ovviamente abbiamo messo questi crostoni. Guarda come sono già belli colorati. E sono anche ricchi. Io ho fatto dei crostoni perché in televisione ovviamente rendano molto a livello visivo. Sì. Guarda là. Wow. Me l'hai lasciati un po' questa volta fai... Oddio, hai ragione. Hai ragione. Allora, mentre io sistemo... Chi la fa l'aspetti. No, no, basta, non mi bastano, sono sufficienti. Ok, meno male. Vado a metterli sopra. Te ti do il tempo così sistemi il tuo piatto. Bene, grazie. Che è importante perché l'occhio vuole la sua parte, ovviamente. Io non vi dico i profumi che mi arrivano. Non anche so se a me. La senti me, la cipollina di Tropea? Ho una fame. La menta. Non te lo vorrei dire, ma qua sono già tutti pronti a mangiare i nostri crostoni. Sì, lo vedo, di solito non c'è tutta questa. E pensa a volte il cibo quando è semplice, che bell'effetto che fa. Davvero, sì. Regia, chi è più bravo? Io o la Carlotta? Vediamo chi inquadrano. Uno. State attenti, eh. Due. Io. Hanno inquadrato te, eh. Vuol dire che li fa impazzire meno. Ma perché? È la fortuna del principiante, dai, Shadi. Allora, per ultima cosa, ma è la più importante per dare completezza, siamo partiti col pecorino e andiamo a concludere con il prosciutto di cinta senese DOP. Quindi pecorino e prosciutto. Considera questo pecorino, lo chiamano appunto amico del cuore per questa particolarità dei latti che vengono utilizzati. E concludiamo con il prosciutto di cinta senese. Ovviamente chi fosse a dieta gli può andare a togliere la parte grassa. Okay. Io lo potrei mangiare anche tutti i giorni il prosciutto, pensa un po', sono a dieta. È molto buono il prosciutto. Allora, consiglio. Un connubio perfetto. Prosciutto, pane, frutta, verdura, guarda quante cose ci sono. Mamma mia. Allora, la prendi dalla parte sopra e la vai a appoggiare su metà fetta. Più aria gli dai, meglio è. Una. Ok. Brava. Ecco, e ripeti l'operazione. Sempre sullo stesso crostone? Sì. Ok, sull'altra metà quindi. Voglio vedere se ti ho boicottato, spero di averti messo 6 fette. Due.
Anch'io, regia, lo sto facendo. Sennò poi sono geloso, eh. Certo. E poi cos'altro dice ai tuoi allievi? Un'altra cosa che gli dico, oltre a rubare con gli occhi, a fare le cose con amore, è di imparare e leggere, ascoltare, perché tutte le cose, io guarda come mi diverto, anche da quando vengo qui a RTV 38, perché conosco un sacco di aziende e mi diverto a collaborarci, e questo aiuta molto anche per la crescita personale, quindi giocare con prodotti di questo livello ti permette anche di conoscere i prodotti di un certo livello. La prossima volta faremo del pesce con i salumi e i formaggi che abbiamo a disposizione, non ti dico niente. Non vedo l'ora. Ma la prossima volta è lunedì? Già, questa volta ci vedremo subito praticamente. 3 giorni? Già. E io sono già pronto, eh. Quindi anch'io, preparati. Ovviamente. Allora, vediamo. Che ne dite, regia? No. Questa è la mia versione. Sai, non te lo vorrei dire, ma a me sembra più bello il mio. Infatti sembra più bello il tuo davvero. Le mettiamo uno vicino all'altro? Sì. Vieni te vicino a me? Sì, vieni. Ovviamente sì. Adesso li mettiamo accanto. Vai, mettili accanto. Io ti do un tovagliolo perché così ci puliamo le mani. Ricordate che il piatto giallo è il mio e il grigio è di Shadi. Eccolo qua, grigio mio, giallo di Carlotta. Di Carlotta. Però il grigio è mio. Allora. Quindi adesso, foto. Guarda, per ultima cosa. No, c'è un ultimo passaggio da fare. No, io lo faccio, da te non te lo do perché così faccio più bella figura. Grazie, Shadi. Fogliolina di basilico io, te la vuoi? Ma visto che ci sono, sì, dai. Allora te la faccio anche scegliere, tieni. Così no, non te la metto perché sennò mi dici che la rovino. Ok, grazie. E dove abbiamo messo la menta, tanto ora si ripeterà tutti gli ingredienti così aiutiamo anche le persone a casa a capire. Ok. Abbiamo messo qui la parte di... la menta, scusami, era di qua. Perché la menta? Perché l'abbiamo messa insieme agli asparagi, okay. Quindi di qua. E qui ci andiamo a mettere un pezzettino. Perché la menta sta bene con gli asparagi? In questo caso sì, però stava bene anche con i pomodori, eh. E poi andiamo a mettere una fettina di cipolla sopra alle pesche, così ce lo ricordiamo. Ok. Una io. E la cipolla. E una te. Okay. E poi a me manca la menta. Vai. Grazie, Shadi. Allora, è vero che era una ricetta semplice, Carlotta? Ma guarda, se le cose vogliono essere fatte bene, non è niente semplice, giusto? Esatto. Ecco. E poi, se sono fatte con amore, il risultato è bello. Guarda questo prosciutto di Cintasenese, il pecorino che abbiamo utilizzato, la frutta colorata. Guarda, il fruttivendolo prima mi ha detto provaci anche l'uva e mi ha lasciato anche l'uva. Volendo, si poteva fare una base con l'uva e avevamo un piatto completo così. Bellissimo. Perché abbiamo i carboidrati del pane, le proteine del prosciutto e del pecorino. Abbiamo prodotti sani, buoni, perché sono tutti tracciati. Quindi la varietà che abbiamo messo nel piatto è tutta conosciuta e tutta questa frutta e questa verdura. Wow. Vogliamo ripetere gli ingredienti? Vai, ingredienti velocemente. Vuoi fare te questa volta? Vai, va bene. Allora, quindi, partiamo da 6 fette di pane con farine Tognetti. Segale, ho usato. 150 grammi di prosciutto di Cintasenese DOP Tognetti a fette, 80 grammi di pecorino toscano DOP amico del cuore del caseificio sociale Manciano, una confezione di crema di pecorino del caseificio sociale Manciano e per completare asparagi bianchi, scorza di limone, menta, pomodorini, pinoli, basilico, pesche, noci, olio toscano IGP e lo scuro condimento balsamico Tognetti. Accidente. Esatto. Allora, dovevi vederti com'eri, fighissima là sopra. Allora, il tempo finisce qua. Votate Shadi. Grigio, grigio. Andate a votare sui social di RTV 38. Shadi, appuntamento a lunedì, grazie lunedì. Per essere stato con noi. Ok? E voi puntuali, dal lunedì alle 17:15, mi raccomando, adesso spazio all'informazione con il nostro TG